tutti i solitari pensierosi, a tutti quelli che stanotte hanno spento la TV e riacceso la radio perché sono stufi di guardare solo con gli occhi, a tutti i sognatori sonnambuli che hanno smarrito la via e si sentono persi. La trasmissione Lever è tornata per farvi compagnia e per raccontare le vostre storie. Stanotte cominciamo con Laura, una nostra fedele ascoltatrice, che ci dice: «Mi sento alla deriva, ho perso tutto e tutto in un istante. Prima avevo l'amore, gli amici, la famiglia che avevo scelto e creato, e ora non mi resta più nulla. Mi sento come se fossi una zattera lasciata andare senza ormeggi, a naspo in mezzo al mare, alla ricerca di qualcosa a cui aggrapparmi. Ma è difficile quando intorno a te c'è solo il nulla». Laura, non ti conosco personalmente, ma conosco la sensazione che stai provando. E in fondo, chi non c'è passato? Quello che posso dirti è che a volte bisogna accettare il fatto che la nostra vita non abbia una direzione precisa. E solo perdendosi ci si può ritrovare veramente. Quindi vi lascio la musica e aspetto le vostre storie qui su Radio Lever. Women in love, never. Dimmi che del caffè, ti prego. Sì, ho del caffè, ma non ho tempo di far colazione. Ah, ok, tranquilla. Stasera è da fare? Sì. Senti, ti faccio sapere quando sono libera, ok? Dai. Non ci credo. Ti sei di nuovo addormentata qui. Ciao. Ciao. Avevo una bella idea per un nuovo progetto, però ho fatto tardi. Dobbiamo alzare il fatturato. Avrei fatturato molto stanotte, immagino. No, davvero, devo preoccuparmi. Perché ormai è quasi un anno che dormi più qui che a casa tua. Ma perché il letto di casa mia non è comodo come questo divano? Le stampe? Le ho dimenticate in macchina, vado a prenderle. Ma non lo dovevi lasciare ieri? Ti sei di nuovo dimenticata? Quanto sei scema, non mi sono dimenticata. E poi non dovevo lasciarlo. Dovevamo parlare e abbiamo parlato. E poi? E poi non ce l'ho fatta, Chiara. Non riesco a mollarlo. Si è messo a piangere. Ha iniziato a parlarmi dei suoi problemi, della transizione, del fatto che vorrebbe sua mamma vicino. Sono l'unica cosa che ha. Sì, ma cerchiamo di non far passare altri 7 anni prima di capire che non è la persona per te? Lavoriamo? Meglio. Ma cosa devi fare oggi? Ho le bimbe e poi devo passare dai miei perché mia mamma ci tiene a farti assaggiare le mozzarelle di bufala che ha portato da giù. Sì, se continuo così mi farà diventare il doppio di quella che già sono. Speriamo di no, sarebbe un disastro. Chi allena poi le campionesse regionali di basket? Tutto. Scordatelo. A meno che non mi regali 10 ore in più in una giornata. Ah, e Greta. Mi chiede se stasera ci siamo per un aperitivo con lei. Con lei è l'ennesima tipa conosciuta in chat? Spero proprio di no. L'ultima era davvero insopportabile. Io la definirei più un palo in culo. Certo, non si preoccupi. Ma no, le ho detto che era il nostro spazio migliore, dove abbiamo l'80% di ascolti. Sì, stia tranquillo. Vabbè, ci sentiamo dopo. Salve, salve. Oh. Ciao, Simo. Ciao.
che bello averti qui. Come stai? Bene, ma sono un po' agitata, ho paura di fare figuraccia. Ma va, ma figurati, vedrai che spacchia. Lì c'è Gianella, ti sta aspettando, vai, raggiungila. Vado? Vai, vai. Ah, scusa, non so se te l'hanno detto. Sì, me l'ha già accennato la tua assistente, non c'è problema. Ok, meno male, vai. Ecco la famosa voce di Radio Lever, che emozione. Che esagerata. Benvenuta. Grazie, non sono esagerata. Questa radio ha fatto da colonna sonora la mia vita. Io sono una delle numerose insonni sognatrici che si addormentavano ascoltandovi. Beh, wow, anch'io ho sentito parlare del tuo blog molto bene, infatti adesso ci teniamo un po' per la diretta, ok? Facciamo due nozioni tecniche. Okay. Devi parlare dritto nel microfono, e non parlare quando parlo io e... Quando ti fanno dei segnali dalla regia significa che sta partendo una musica o della pubblicità, va bene? Ok, dovrei farlo. Ok, sì. Va bene, tranquilla. Mettiamo le cuffie. Sì. Buonasera, tutto bene qua? Sì, noi ci siamo, quando vuoi. Ok. Ciao a tutti, qui è Radio Lever, parla Alice. State ascoltando la trasmissione Women in Love. Oggi abbiamo un ospite speciale, Simona Abate. Ciao a tutti e grazie di avermi invitata. Simona è l'ideatrice del famoso blog Vedendo Facendo, che proprio oggi ha raggiunto 150.000 follower. Cavolo, brava! Grazie, grazie a tutti i miei follower. Ma nel tuo blog aiuti il complicato mondo lesbo e non solo a sopravvivere a questo mondo pieno di insidie e tormenti amorosi, ma quello che ci stiamo un po' tutti chiedendo è chi è davvero Simona e come è nato il suo blog? Beh, la Simona che vedi qui oggi è nata con il blog e il blog è nato con la nuova Simona. Fino a un anno fa gestivo un negozio di grafica e pubblicità. Adesso è ancora attivo, però è totalmente gestito dalla mia amica e collega Chiara, che tra l'altro vorrei salutare. Ciao Chiara! Ciao! Io ho sempre amato scrivere e l'ho sempre fatto. E dopo l'ennesima delusione amorosa, mi sono trovata davanti a un bivio, se continuare a piangere, a compatirmi o reagire. Beh, ho reagito e ho accumulato questa mia passione dello scrivere e voilà, è nato il blog. Ma com'è successo? Come si è sparsa la voce? Ma onestamente non lo so, anzi inizialmente io non ne ho parlato con nessuno, nemmeno con i miei conoscenti, anzi usavo uno pseudonimo. E credo che qualcuno abbia fatto delle ricerche su internet, abbia letto ciò che scrivevo e si è divertito oppure si è rispecchiato e ha continuato a leggermi e mi ha fatto pubblicità. Beh, direi che possiamo ringraziare queste persone. Assolutamente, grazie. Ma ti leggo il commento di un tuo post di una follower. Mm-hmm. Simona, grazie ai tuoi consigli sono riuscita ad evitare molte sofferenze. Ho scoperto infatti che la ragazza con cui uscivo non era affatto interessata a me, mi usava, quindi i tuoi consigli aiutano le persone. Beh, non mi sento di definirli proprio miei consigli. Diciamo che sono storie di vita vissuta e quindi io scrivendo delle mie fortune e sfortune, magari qualcuno leggendomi ci si può ritrovare e rispecchiare, può trarne degli insegnamenti, non lo so. Certo. Però secondo me l'importante è sbagliare, cioè probabilmente io non sarei quella che sono ora se non avessi fatto degli errori. Sono perfettamente d'accordo con te, ma quindi tornando a te, chi è Simona oggi? Simona è sempre la stessa, però una cosa fondamentale, che Simona adesso sa cosa vuole e soprattutto cosa non vuole. E quindi la domanda è cosa vuoi e cosa non vuoi? Lavorativamente sicuramente vorrei scrivere un libro. Ok, ma se parliamo di emozioni? Sicuramente vorrei provare un amore travolgente, ma in questo momento non riesco a guardare più in là del mio naso. E sicuramente non voglio più correre dietro a nessuno, aspettare nessuno mai più. Scusa se ti interrompo, sì? Ma mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata, ok? Ok. Benvenuta su Radio Lever, come ti chiami?
sono uno degli errori di Simona in carne ed ossa. Beh, le piace pensare di aver avuto una certa importanza nella mia vita. Alice, ti presento Arianna, una, diciamo, delle mie fonti ispiratrici del blog. Beh, è un piacere conoscerti, ma dai toni immagino che siete rimasti in buoni rapporti nonostante tutto, no? Ma sì, ci sono stati alti e bassi, però insomma è anche grazie a lei se sono quella di adesso, quindi va bene così. Eh sì, ne abbiamo passate tante insieme, però poi alla fine ci siamo sempre ritrovati. E beh, allora ti devo una percentuale per il mio successo, anzi una birra, basta così. Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma abbiamo un'altra telefonata, perfetto, ciao Arianna, grazie. Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto? Dai, non ti vergognare, c'è nessuno. Ma guarda che non mordo. Vabbè, l'abbiamo fatta svenire questa qua. Vabbè, non importa, direi che la tua intervista per il momento finisce qui. Ti ringrazio. Grazie Alice, grazie a te. Vi ricordiamo di collegarvi al suo blog Vedendo Facendo, però non ci hai spiegato il nome del blog. Beh, allora, nella vita non tutto si può controllare e programmare. A volte bisogna vivere giorno per giorno, prendere quello che viene e andare avanti e bene così. Beh, è un modo di vivere la vita al quale mi sento molto affine. Ma voi cosa ne pensate? Si può vivere la vita vedendo facendo? La vostra Alice vi augura una buona serata e vi lascia tra le mani di DJ Andy e il suo remix. Ma sai che sarebbe carino se aprissimo una rubrica sul tuo blog? Sì, davvero? Piacerebbe, dai. Sì, dai, mi sono divertita. Bene. Hai visto? Ti porto ospiti solo di un certo livello. Dico di sì, ma solo perché è il mio capo, eh. Guarda, io devo dirle di sì, anche se non è il mio capo. Senti, io devo scappare, che ho una cena con Arianna e... Erika, puoi dirlo, non ti fare problemi. Noi ci odiamo amorevolmente. Faccio finta di non aver sentito quest'ultima frase, eh. Ti prometto che la prossima settimana andiamo a cena insieme. Ciao, grazie ancora. Grazie ciao. A te. Ehi, Nick, hai voglia di venire un attimo? Direi che devo farti sentire un podcast. Un podcast. Andiamo, dai. Dai. Non me ne frega più niente. Stai tranquilla. Ma sarà. Un po' ti conosco quando dici cazzate, eh. Magari stavolta mi sbaglio. L'intervista si è andata bene. Sì, ma perché sei venuta a prendermi? Hai da fare dopo? Vuoi venire a un aperitivo con Elisa e Daniele? Sono noi quattro, sì. Nessuna simpatica conosciuta in chat, qualche amichetta? No, nessuna. E poi le donne sono tutte uguali. Sì, adesso dici così, tra 10 minuti magari cambiate idea conoscendoti. Non so perché continuo a parlare con te di certe cose. Perché ti conosco da 15 anni, ti sopporto e ti conosco meglio di te stessa. Potrei dire la stessa cosa, ma non lo farò perché mi stanno chiamando. Ed è Elisa, che sicuramente sarà in paranoia perché è in ritardo. Eli, dimmi. Sì, scusami, ma diceva delle assurdità. Non mi conosci meglio di me stessa. Dicevi? No, niente. Ok, dimmi pure. Ciao, scusa. Posso? Ma tu sei Simona, la blogger di Vedendo Facendo? Sì, sono io. Tu chi sei? Io sono Irene. Ti ho sentita prima in radio. Volevo farti i complimenti. Leggo sempre il tuo blog. Grazie. Tra l'altro sto aggiornando in questo momento. Chiederti cosa stai scrivendo in questa puntata? Non so, sono informazioni un po' riservate, non posso darle a chiunque. Ti va se ti faccio compagnia? Magari tra qualche birra mi direi più. Perché no? Allora, sì, martedì ho tutto occupato. Se vuole posso riservarle un posto mercoledì alle 14, va bene? Ok, perfetto. Va bene, ottimo. Arrivederci. Non pensavo di avere un appuntamento con lei oggi. Non pensavo di averne bisogno.